Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare la borsa che avete visto nell'anteprima. È una borsa semplice che non richiede molto tempo. Abbiamo bisogno di questi materiali che vedete qui, un po' di stoffa, l'uncinetto 3,5, il manico, due bottoni magnetici, un po' di filato di cordino, due fiori in pelle e poi abbiamo qui la paglia di Vienna che vi ho fatto vedere come si prepara nel video precedente e questo utilizzeremo oggi per fare la borsa. Con l'uncinetto 3,5 lavoriamo due maglie basse in ogni buco disponibile. Nell'angolo lavoriamo 4 maglie basse. Dobbiamo continuare a lavorare 2 maglie basse in ogni buco disponibile. Continuiamo così fino ad arrivare a quest'angolo, perché poi a quest'angolo dobbiamo lavorare 4 maglie basse. Arrivando a quest'angolo dobbiamo lavorare 4 maglie basse. Dobbiamo continuare a lavorare 2 maglie basse in ogni buco disponibile, nell'angolo 4 maglie basse, di nuovo 2 maglie basse, in quest'angolo 4 maglie basse e poi 2 maglie basse qui per chiudere il giro del nostro pannello. Arrivando a questo punto chiudiamo il giro con una maglia bassissima. Abbiamo chiuso con una maglia bassissima. Adesso lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Negli angoli dobbiamo lavorare 2. Quindi una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa. In quest'angolo lavoriamo 2 maglie basse per poter girare meglio. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile, ricordando che negli angoli dobbiamo fare soltanto un aumento. Continuiamo a lavorare maglia bassa fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il giro di maglia bassa. Tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. E la blocchiamo dietro. E così il nostro pannello è pronto. Adesso andiamo a lavorare i 2 laterali. Per il laterale abbiamo 10 catenelle.
Lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile, entrando nella seconda catenella dall'uncinetto. Lavoriamo 2 catenelle, giriamo, adesso dobbiamo lavorare il punto puff zig zag che sarà il punto per il nostro laterale. Saltiamo questo punto, nel successivo entriamo qui e lavoriamo un punto puff senza prendere il filo, così dobbiamo entrare direttamente e lavoriamo 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo con una catenella, saltiamo il successivo punto, entriamo in questo e lavoriamo il punto puff 1 2 3 e 4 e chiudiamo con una catenella. Saltiamo questo in questo, lavoriamo punto puff 1, 2, 3 e 4. Questo puff qua si può fare anche con 3 invece di 4, però preferisco fare con i 4 per far risaltare il punto. Saltiamo questo, nell'ultimo punto lavoriamo mezza maglia alta e chiudiamo il giro. Questo è il nostro primo giro, 2 catenelle, giriamo, secondo giro, noi dobbiamo saltare questo punto qui, andiamo a lavorare punto puff in questo spazio formato da V, 1, 2, 3 e 4 e chiudiamo con una catenella. Saltiamo questo puff in questo spazio, lavoriamo un punto puff. In questo spazio lavoriamo punto puff. Sopra le 2 catenelle lavoriamo mezza maglia alta. 2 catenelle, giriamo, saltiamo questo qui, entriamo in questo spazio e lavoriamo punto puff. Entriamo qui e lavoriamo punto puff. Entriamo qui e lavoriamo punto puff. Sopra le 2 catenelle lavoriamo mezza maglia alta. Abbiamo completato la terza riga, dobbiamo continuare a lavorare così fino ad avere l'altezza desiderata, che vi lascerò scritta sopra. Ho lavorato 14 righe e misura 15 centimetri. Adesso dobbiamo andare a lavorare il perimetro. Facciamo una catenella, rientriamo in questo punto e facciamo una maglia bassa in questo punto che separa tra un punto puff e questo. Lavoriamo una maglia bassa dove c'è il punto puff, lavoriamo 2 maglie basse. Quindi una maglia bassa qui e 2 maglie basse dove c'è il punto puff. In mezzo lavoriamo una maglia bassa dove c'è il punto puff, 2 maglie basse. Dobbiamo continuare così fino ad arrivare all'angolo. Arrivando all'angolo dobbiamo lavorare una maglia bassa
una catenella, una maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile da questo lato. Arrivando all'angolo di nuovo ripetiamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa e lavoriamo due maglie basse qui dove c'è punto puff, una maglia bassa in mezzo dove c'è punto puff, due maglie basse in mezzo, lavoriamo una maglia bassa dove c'è punto puff, due maglie basse. Continuiamo così fino ad arrivare a quest'angolo. Arrivando a quest'angolo lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Adesso lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile, lavorando sia dove c'è lo spazio e anche sopra il punto puff. Arrivando qui all'angolo dove abbiamo iniziato di lavorare il perimetro, lavoriamo una maglia bassa e una catenella e tagliamo il filo. Andiamo a chiudere ricreando la sola di chiusura. E così abbiamo il nostro laterale. Dobbiamo fare un altro per l'altro lato del pannello. Ho tutti e due i laterali pronti. Ho ritagliato la stoffa per la fodera di ogni pannello. Adesso andrò poi con l'ago e filo a cucire tutto intorno. Mettiamo questa da parte. E questo qua è il pannello con la paglia di Vienna. Andrò prima a inserire i bottoni magnetici. Farò il buco qui e andrò a fissarlo. Facciamo passare qui così e andiamo a bloccarlo dietro con questo qua. E la stessa cosa faremo qui. Ho terminato di fissare le due bottoni da questa parte. Andrò a cucire tutto, però devo lasciare questo lato aperto perché andrò a inserire alla fine che cucirò il laterale, andrò a inserire questi qua. Ho terminato di cucire la fodera. Adesso andiamo a assemblare tutto. Prendiamo il laterale con l'aiuto dei marcapunti. Andiamo a posizionarlo in questo modo.
Continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. La stessa cosa faremo anche con questo laterale. Ho terminato di posizionare due laterali. Adesso con ago e filo andrò a cucire tutte e due così. Andrò a cucire il laterale. Cuciamo così, andrò a ripetere per tutto il giro, la stessa cosa farò con questo laterale. Ho terminato di cucire i due laterali, vedete com'è. Dobbiamo andare a inserire questi qua, che sono l'altro lato del bottone magnetici. Andiamo a posizionare bene e prendere la misura giusta. Ok, questi qua. Posizioniamo bene. Apriamo all'interno e mettiamo questo per bloccarlo. La stessa cosa faremo prendendo la misura, faremo qui. Ok, è giusto. Prendiamo l'allette. Prendiamo questo e andiamo a bloccarlo all'interno. Ok, e così possiamo chiudere la nostra borsa. Ho messo questo marcapunto perché andremo ad inserire questo manico in legno qui così. Quindi prendiamo e svitiamo l'ho svitato, adesso dobbiamo andare ad inserirlo qui così e farlo passare da questo piano piano. Questo è molto resistente, si utilizza anche per fare le sedie, quindi non dovrebbe rompersi. Rimettiamo questo, andiamo ad avvitare. La stessa cosa faremo con questo. Ecco, ho terminato di applicare il manico. Adesso dobbiamo andare ad applicare questi fiori qui. Possiamo posizionarli come vogliamo, possiamo utilizzare altre decorazioni, non si è detto che deve essere questi fiori o questi fiori semipelle,
e li sto applicando. E così la nostra borsa è terminata. Possiamo anche mettere la catena laterale senza mettere questo tipo di manico, a secondo i gusti, però è una borsa molto piccola ma capiente per le nostre serate, anche per dell'occasione che vorremmo utilizzarla. Ci sono due bottoni magnetici, è foderata all'interno, il laterale è lavorato all'uncinetto. Una borsa molto veloce da fare ed è semplice, ma ha il suo effetto. Ho applicato questi due fiori con cola caldo, quindi potete anche mettere qualsiasi disegni, qualsiasi decorazione che vi piaccia. Questo è il risultato finale. Quindi spero che il tutorial e l'idea vi piaccia. E ci vediamo al prossimo tutorial.